Sicuramente tutti voi, come me, avete fatto mille risoluzioni a Capodanno, come per esempio andare in palestra e rimettersi in forma per l'estate, viaggiare, girare il mondo, fare mille cose. E poi invece ci siamo ritrovati chiusi in casa, in lockdown, per quasi 3 mesi a combattere appunto contro un nemico comune, qualcosa che ci ha accomunati davvero tutti e non solo noi in Italia ma anche tutto il mondo. Sappiamo che l'Italia è un paese che vive principalmente, regione più, regione meno, di turismo. Ma essendo stato anche uno dei paesi più colpiti da questa pandemia, sicuramente molti turisti che sono abituati a visitare il nostro paese sia d'estate ma in tutto il corso dell'anno, quest'anno forse hanno deciso di non venire. Ed è per questo che forse quest'anno, più di tanti altri anni e più di tante altre occasioni, questa è l'occasione, questo è l'anno di valorizzare il nostro paese e di scoprirlo in tutte le sue sfaccettature. Proprio per questo motivo molti italiani quest'anno decideranno di trascorrere le loro vacanze appunto in Italia, tra il mare, la campagna, la montagna e le città d'arte. E quindi anche io, come tanti italiani, quest'anno ho deciso di rimanere in Italia per le mie vacanze estive e quindi mi sono detta: cosa posso fare per vivere appieno e al meglio quello che è il paese in cui vivo? Che viaggio voglio fare? Come voglio trascorrere le mie vacanze in Italia? Come voglio poter valorizzare al meglio il mio paese e scoprirlo al meglio in tutte le sue sfaccettature? Ed è così che mi è venuto in mente, verso la metà di giugno, di affittare un camper. Di affittare un camper e di vivere per la prima volta in tutta la mia vita la montagna d'estate. E così ho trovato un camper furgonato, molto più comodo per il viaggio che dovevo fare io, e adesso vedrete perché, rispetto ad un camper tradizionale, e sono partita alla volta delle Dolomiti. Prima di farvi vedere quella che può essere una giornata tipo in campo, spiegarvi comunque come ho trascorso queste vacanze, ho da darvi una bella notizia. Buddybank, l'applicazione che ti permette di avere un conto corrente attivabile e gestibile direttamente dallo smartphone, oggi finalmente arriva anche su Android, a partire da Android 7 in su. In occasione di questa grande novità, Buddybank vi dà la possibilità, per tutti coloro che decideranno di attivare il loro conto corrente appunto Buddybank entro il 7 di settembre, di avere 40 euro di bonus direttamente caricati appunto sul conto corrente. L'offerta è valida ovviamente per tutti i nuovi clienti Buddybank che attiveranno il conto appunto entro il 7 settembre. Eravate tantissimi a richiederlo e finalmente ci siamo, quindi Buddybank attivabile anche su Android a partire da Android 7 in su e non solo su iOS. Potete quindi ormai tutti scaricare l'applicazione di Buddybank, che vi ricordo essere un nuovo modello di banca Unicredit per smartphone. Per il viaggio che abbiamo fatto in camper, il furgonato, scegliere una versione un po' più piccola di camper è stata l'idea migliore, anche perché sono partita insieme ad un'altra persona, quindi eravamo soltanto in due, anche se il camper è omologato per 4 persone. È stata, diciamo, la scelta migliore, anche perché per il viaggio appunto che ho fatto è stato un viaggio on the road, possiamo dire. Non mi sono spostata da casa per arrivare in un punto e rimanere lì fissa, ma come vi spiegherò nel corso del video, ho viaggiato, mi sono spostata ogni giorno in un posto diverso, e avere un mezzo che fosse un po' più piccolo, specie appunto per le strade che abbiamo fatto, quindi tornanti, strade di montagna, a volte strade anche un po' strette, è stata la scelta migliore. Il camper furgonato è più comodo, è più piccolo rispetto al camper tradizionale, quindi più agile nei tornanti, nei passi appunto di montagna, specie nei centri abitati, magari quando si vuole andare a fare la spesa oppure si vuole andare a
ristorante. Diciamo che la giornata in camper si articola bene o male in questo modo: ci si sveglia la mattina. Personalmente la sveglia era piuttosto comoda, perché essendo comunque in vacanza, io di solito non mi piace svegliarmi presto in vacanza, sono una ragazza che si sveglia con comodo, e quindi anche in camper ci si svegliava con comodo. E poi colazione. La colazione si può fare sia fuori che dentro al camper. Per le temperature che avevamo noi la mattina, molto spesso ci siamo ritrovati con temperature di 10-12 gradi la mattina, fare colazione di prima mattina fuori al freddo non è proprio l'ideale, quindi la maggior parte delle volte abbiamo fatto colazione in camper, colazione molto veloce, quindi dei pancarré con burro e marmellata, del succo di frutta, quindi la mattina colazione al volo. E poi una cosa divertente e anche un po' particolare è che prima di mettersi per strada bisogna sistemare tutto il camper. Purtroppo, appunto, quando si viaggia in camper, prima di mettersi per strada bisogna sistemare tutto per evitare cadute di oggetti, appunto, che si possano rompere degli oggetti durante il movimento. Quindi per tutti coloro che sono abituati ad accumulare casino e casino nelle proprie camere d'hotel dopo 4-5 giorni appunto di permanenza, forse il viaggio in camper ti permette di essere un po' più ordinato, perché comunque ogni giorno prima di mettersi per strada bisogna sistemare, quindi questo ti dà la possibilità appunto in generale di vivere in modo più ordinato la propria vacanza. Situazione camper dopo 3 giorni fissi in un solo posto. Va bene, facciamo proprio cacare. Comunque, proprio cacare. 3, 2, 1. Tutto sistemato, riordinato, e ora si parte. Una volta fatto tutto, di solito noi partivamo per la nuova avventura, quindi si possono fare dai 30 alle 2 ore di strada per poter arrivare appunto al luogo dove fare l'attività. Le attività che si possono fare col camper, ma diciamo per quanto riguarda la mia esperienza in montagna, sono davvero tantissime. Prima però bisogna ricordarsi di fare il check out al campeggio e quindi pagare la notte trascorsa al campeggio, se avete deciso appunto di trascorrere quella notte in un campeggio attrezzato. Durante questo viaggio ho visitato dei campeggi davvero bellissimi. Uno in particolare che mi rimarrà sempre nel cuore è il campeggio Trafoi. Tra l'altro, se andate, ve lo consiglio, è sul passo dello Stelvio, si chiama campeggio Trafoi, si trova tra le montagne, una piccola piazzola verde tra le montagne con un ruscello che passa accanto, che è di sottofondo tutta la notte, ma davvero bellissimo. E c'è stato un aneddoto particolare in quel campeggio, perché quando siamo arrivati ed è arrivato anche il momento di pagare, purtroppo non funzionava il POS, quindi non potevamo pagare con nessun tipo di carta e soprattutto non avevamo contanti appresso, e essendo trovandoci in mezzo alle montagne non c'era nessun bancomat o ATM disponibile. Lì per lì non sapevo come gestire la situazione, il proprietario del campeggio era un po' restio a, non lo so, non riuscivamo a capirci molto bene, finché non mi è venuto in mente la possibilità di fare un bonifico istantaneo. Un bonifico istantaneo è un po' come un trasferimento di denaro istantaneo, appunto, che dà la possibilità di vedere subito, sia per chi paga ma anche per chi riceve, il denaro sul proprio conto corrente. E grazie a Buddybank ho potuto fare appunto un bonifico istantaneo direttamente sul conto corrente del campeggio, senza dover aspettare quei 2-3 giorni lavorativi appunto per l'accredito del denaro. Così il proprietario del campeggio è stato contento, abbiamo fatto il bonifico istantaneo ed è stato appunto come pagare con carta, ma appunto tramite il bonifico. Per quanto riguarda la sosta, io vi consiglio di sostare in un campeggio almeno ogni 2, massimo 3 giorni. Che c'è, Olli? Vieni a salutare gli amici, c'è anche Olli. Chi voleva salutare? Vero, amore? Devi salutare anche tu? Dicevo, per quanto riguarda i camper, io vi consiglio di sostare in un'area attrezzata almeno ogni 2-3 giorni, specialmente se in camper avete il frigo, che quindi necessita di ricarica di corrente, ma anche insomma per scaricare le acque, ricaricare l'acqua e scaricare l'acqua del bagno. Di campeggi attrezzati in giro per l'Italia ce ne sono tantissimi, quindi non abbiate paura di rimanere senza campeggi, perché davvero davvero ce ne sono
tantissimi, se non campeggi attrezzati, comunque aree soste camper per scaricare, caricare l'acqua e caricare la corrente, ce ne sono davvero tantissimi. Parlando di attività che si possono fare in montagna, durante la mia gita appunto in camper o comunque nelle mie giornate tipo, ho fatto tantissime attività, dal semplice trekking, quindi la semplice passeggiata in montagna, magari su sentieri già delimitati, fino al vero e proprio trekking alpino, magari riservato a persone un po' più esperte e che viaggiano con attrezzature specifiche. Non fate lo stesso errore che ho fatto 2 anni fa, ce lo ricordiamo tutti. Si possono fare le bifferrate e su questo vi anticipo che ci sarà un video davvero molto carino e divertente. Sono qui, quindi non è successo niente di grave, ma lasciate like se volete vedere davvero delle scene raccapriccianti di me aggrappata ad una roccia. Mi sposto da qua, rimango qui con le vertigini. Cioè, non voglio spoilerarvi niente, voi lasciate like e io questo video ve lo faccio uscire la settimana prossima. Si possono risalire fiumi a piedi, si possono fare dei percorsi CNAIP, quindi per il benessere, si può fare canyoning, si può fare torrentismo, ci si può rilassare semplicemente al sole se d'estate la montagna vi regala delle belle giornate, o si può andare alla ricerca di prodotti gastronomici tipici della zona, ristoranti, tavernette, agriturismi, davvero davvero top per quanto riguarda la cucina. Io ho assaggiato tutti i piatti tipici delle regioni che ho visitato, i classici pizzoccheri quando eravamo ancora in Piemonte verso Bormio, ho assaggiato i canederli e gli spezzol, i gnocchetti verdi, pane e prosciutto quando eravamo in Alto Adige, ho assaggiato il frico con la polenta e il formaggio quando eravamo in Friuli, ho assaggiato poi la frittura mista di pesce e tutto ciò che è pesce quando siamo stati in Veneto. Insomma, in ogni regione, questo è il bello anche di questo viaggio, sono riuscita a visitare tante regioni e quindi ad assaggiare dei piatti che non avevo mai assaggiato prima, diversi per ogni regione visitata. Questo è il bello anche di fare un viaggio in camper rispetto ad un classico viaggio in hotel, perché si è proprio padroni del viaggio e si ha la possibilità appunto di scegliere, quasi di improvvisare un itinerario e di scegliere giornalmente cosa si vuole visitare, dove si vuole mangiare, cosa si vuole vedere. Oltre ai ristoranti, ai piatti tipici, la cosa bella del camper è poter cucinare all'interno del proprio camper appunto. La cucina non è grandissima, vi ho detto ci sono solo 2 fornelli e non 5 come siamo abituati, ma questo ci ha dato la possibilità di mangiare per esempio la pasta al pesto nel bel mezzo dello stelvio, oppure di mangiare gli arrosticini abruzzesi appunto al camping Trafoi allo stelvio. Quindi abbiamo anche girato l'Italia, ma abbiamo portato anche tutto il resto dell'Italia lì dove eravamo, appunto con la carbonara, la matriciana, la pasta al pesto, gli arrosticini abruzzesi. È stato davvero molto molto divertente e vi consiglio di farlo. Ovviamente dopo l'episodio del campeggio da Trafoi e del fatto che non prendevano la carta, abbiamo deciso di ritirare appunto del contante, e l'applicazione Bodybreaking, questo è molto utile perché ti dà la possibilità di trovare l'ATM Unicredit più vicino a te. Sull'applicazione proprio trovate la possibilità, la mappa che vi indica tutti gli ATM più vicini, e questa cosa è molto comoda. Infatti abbiamo potuto ritirare del denaro in contante e avere sempre qualcosina, e vi consiglio di avere sempre qualcosina appresso perché appunto nelle zone di montagna non sempre magari c'è linea e quindi... The next day. Scusate l'interruzione, ma come avete sentito sono entrate delle persone, degli operai dovevano montare delle porte qui, quindi poi nel frattempo io sono andata a mare e questo è il motivo di questo stato conciato. Comunque, oltre a questa funzione, l'applicazione di Bodybreaking ha tantissime altre funzioni, e tra le più importanti sicuramente c'è quello di poter gestire tutto ciò che riguarda i prelievi, quindi l'importo massimo giornaliero, l'importo massimo mensile, l'importo di spesa massima con le spese online per esempio. Tutto questo lo potete gestire direttamente dall'applicazione, quindi è molto figo. Ma potete anche pagarci le bollette, io ci pago molto spesso le bollette della luce per esempio. Qualsiasi bollettino potete pagarlo direttamente attraverso l'applicazione. Io per esempio durante la vacanza ci ho pagato la bolletta della luce perché mi era arrivata la mail e non potendo appunto, non avendo tempo di andare in posta o in qualsiasi tabacchino, ho pagato direttamente dall'app, ma in realtà lo faccio molto molto spesso, anzi
sempre da quando ho Buddy Bank. Oltre a poterlo fare voi stessi, con Buddy Bank c'è anche la possibilità di avere il concierge 24 ore su 24 per tutti i problemi relativi appunto al conto corrente o alla carta. Per qualsiasi informazione relativa al vostro conto corrente avete a disposizione una persona fisica, un concierge, che vi risponde appunto attraverso la messaggistica di Buddy Bank. Questo per quanto riguarda i conti correnti classici standard. Mentre per tutti coloro che decideranno di attivare il modulo Love, che è per esempio quello che io ho, il concierge si trasforma in un concierge lifestyle e vi dà la possibilità di fare qualsiasi domanda, quindi organizzazione, prenotazioni di ristoranti piuttosto che trasporti, quindi vi prenota per esempio la macchina, vi trova la macchina da noleggiare. Sono sicura che se gli mandate una foto del vostro armadio vi dice anche che cosa vi dovete mettere per quella serata. Non so se la fanno una roba del genere, però io ci proverei. Dovrei provare a chiedere al concierge: ma che mi metto stasera? Come faccio spesso anche con mia madre, di solito la chiamo e dico: ma che mi metto stasera? Però dovrei provare col concierge, magari. No, sto dilagando. Ritornando alla nostra giornata in camper, di solito questa termina dopo tutte le attività e tutto quanto con l'arrivo al nuovo campeggio, se decidete appunto di rimanere la notte in un campeggio attrezzato. Quindi doccia, tutto quanto. Devo dire che da questo punto di vista mi sono trovata molto bene, tutti i campeggi erano super puliti, non tanto frequentati, devo dire, erano molto tranquilli, a parte l'ultimo che era una zona marittima, quindi molto più frequentato ma anche molto più grande. Tutti gli altri nelle località di montagna sono sempre stati molto tranquilli, quindi questo vuol dire anche bagni molto puliti, c'è sempre la lavanderia, il posto per fare anche la lavatrice, l'asciugatrice, tutto quanto. Quindi diciamo organizzazione finale della giornata e poi finalmente la cena, che poteva essere direttamente lì al campeggio. Abbiamo fatto delle grigliate super appunto con gli arrosticini, ma anche una grigliata a 2500 metri. Tra l'altro ci ho fatto il video e credo, immagino che voi lo abbiate visto, perché è davvero molto molto carino quel video. Abbiamo grigliato del pollo a 2500 metri di altitudine con circa 8-9 gradi fuori, era davvero bellissimo. Ah, una piccola chicca che io non mi aspettavo e penso che voi vogliate saperlo: se decidete di andare in montagna anche con il fresco, il camper isola benissimo, quindi non è come dormire in macchina. Devo dire che nonostante io abbia dormito a più di 2500 metri di altitudine, non ho assolutamente sofferto il freddo in quella notte, perché il camper isola tantissimo. Come si potrà capire da questo asciugamano in testa, abbiamo fatto l'ultimo bagno e ora siamo pronti per tornare a Milano. Non vedo l'ora, anche perché Olly mi manca tantissimo, ma questo viaggio è stato davvero ricco di esperienza e ho riscoperto il camper, anzi ho scoperto il camper come un mezzo super versatile e adattissimo a una coppia di ragazzi o comunque due coppie di amici che vogliono viaggiare, visitare tanti posti, magari nella stessa settimana visitare tanti posti. E fine raga, questo è il camper, comodo, pratico e forse l'esperienza giusta da fare quest'anno. Sì, secondo me sì, sono molto contenta di averla fatta, io ve lo consiglio assolutamente. Anzi, ditemi se siete mai stati in camper, se siete abituati appunto ai viaggi in camper, se preferite il camper, la roulotte, la tenda, insomma scrivetemi qua sotto nei commenti, perché per me è davvero un mondo tutto nuovo e voglio poter sperimentare qualsiasi cosa, quindi dal camper che appunto ho già fatto, ma anche la roulotte, la tenda, il viaggio in moto per esempio, sarebbe fighissimo da fare. Vi ricordo che giù nel box informazioni vi lascio il link diretto per scaricare l'app e avere tutte le informazioni per quanto riguarda la novità di Buddy Bank, quindi la possibilità di scaricare Buddy Bank anche su Android 7 in su, e per questo appunto vi ricordo i 40 euro di bonus che Buddy Bank vi regala attivando il conto corrente entro il 7 di settembre. Lasciate un bel like a questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao ciao!